presidente della provincia che 10 anni fa dice non è possibile pagare le rette di 100 ragazzi dichiarati audiofonolessi che non lo sono in realtà, non è possibile pagare un istituto che considera l'assenza in questo modo: il primo giorno si paga tutta la retta, dal secondo al trentesimo giorno l'80%, per cui i ragazzi che non frequentavano, che non erano audiofonolesi, venivano pagati all'80%. Io con orgoglio rivendico quello che ho fatto, mi sono comportata da presidente della provincia che ha a cuore gli interessi del popolo. Due processi, tre processi, hanno sanamente, invece di inquisire chi si comportava in questo modo, sono stata per 10 anni inquisita io, sono stata assolta con formula piena per 2 volte e poi improvvisamente condannata, prima della sentenza definitiva. Che dire di fronte a uno... Vorrei fare una riflessione politica a questo punto. Bisogna capire che la legge Severino è un'arma utilizzata per fare politica, quindi le forze politiche dovrebbero riflettere. È stata massacrata una città e il suo sindaco, ma soprattutto è stata massacrata una città che aveva avviato un processo di rinascita con dati straordinari forniti dalla provincia, da dati economici, dati. Avevamo un progetto di rinascita straordinario per una società che è stato massacrato da una sentenza inverosimile. Su questo io penso che dovremmo fare una riflessione anche politica e renderci conto che non si può utilizzare la giustizia come strumento per fare politica. Oggi due candidati che non avrebbero mai potuto sconfiggermi elettoralmente sono i due candidati che non hanno neanche il coraggio di assumere impegni sul programma, che non hanno neanche il coraggio di fare una dichiarazione per quello che è successo a Marsala. Un anno fa circa una sentenza strabiliante, io non la voglio definire in altro modo, strabiliante, ha massacrato una città, il suo sindaco, ma soprattutto 20 anni di vita politica realizzati in provincia di Trapani. Ci sono anche degli amici di Alcamo che ringrazio oggi per essere qui. Ho ricevuto tante telefonate da Trapani, soprattutto dalla provincia, perché la sentenza proprio attaccava il mio modo di fare politica in 20 anni di attività ben noti a tutti voi, a tutti i cittadini della provincia di Trapani. Una politica che ha sempre con forza, con coraggio, con determinazione detto con chiarezza le cose che andavano fatte, le cose che non si potevano fare nell'interesse pubblico. Quindi penso che la prima cosa è ricordare brevemente che cosa è successo. 10 anni fa va in pensione un dirigente, un vecchio dirigente della provincia, abituato a pagare a piedi lista. Quindi l'istituto per audiofonolesi presentava il conto e il dirigente pagava. Il dirigente va in pensione e arriva una gran persona per bene che vi saluta, non è qui perché è a Milano, ma è stata coinvolta e stravolta anche lui in questi anni da questa storia. E questo signore guarda le carte e si permette di dire: ma questi 100 sordi, chi me lo dice che sono sordi? E non solo. Controlla un'altra questione, si rende conto che le assenze vengono calcolate in questa maniera. Il primo giorno di assenza si paga la retta per intero, paga la provincia, cioè noi cittadini della provincia, paghiamo la retta per intero. Dal secondo al trentesimo giorno paghiamo l'80%. Il dottore Guigliaro si allarma, scrive alla preside e dice: ma perché mai dovremmo pagare per un assente l'80%? Sono un sacco di soldi. E chi sono questi vostri frequentanti? Comincia a scrivere, dalla scuola non arrivano risposte, chiede il bilancio, nessuna risposta, non arriva nessuna risposta, se non si è sempre fatto così. E l'unica motivazione che viene data è che c'è un accordo, una convenzione tra la provincia di di Caltanissetta e l'istituto audiofonolesi di Caltanissetta. E quindi in base a questa convenzione agiscono così. Il dottor Guigliaro scrive chiaramente che questa convenzione della provincia di Trapani non la riconosce e si va avanti per un po' di tempo. A un certo punto io proprio da collega decido di passare dall'istituto per parlare con la preside, per chiedere insomma un incontro, per capire come mai, che cosa si poteva fare. Arrivo in questo istituto che avevamo appena ristrutturato e trovo sporcizia. C'è il caso clamoroso che ho raccontato tante volte 10 anni fa, chi se lo ricorda, ma sicuramente chi ha fatto televisione in quegli anni se lo ricorda. C'era una porta frangifiamma che portava alle cucine tutta sporca e un bidello seduto che si dondolava su una sedia che mi dice: stava a pittare. Io ho detto: no, si deve pulire. Mi sono fatta dare una spugnetta e l'ho lavata la porta. Gli ho detto: guardi, le porte le deve lavare. E sono rientrata nella provincia e mi sono messa a lavorare come facevo sempre, come ho fatto sempre in questi anni in cui ho avuto il sostegno e la fiducia dei cittadini.
Subito dopo mi arriva una letteraccia della preside che mi dice: ma lei come si permette di venire a scuola senza il mio permesso? Allora io sommo questo atteggiamento della preside col fatto che non avevamo i documenti e tutto, e faccio una cosa banale. Ricordo tra l'altro a me stessa e a tutti voi che questa preside aveva due scuole, una a Palermo e una a Marsala. Ora sfido chiunque a ritenere che sia sensato dare una cattedra metà a Palermo e metà a Marsala. Quindi chiamo il mio dirigente, perché io facevo il preside, chiamo il mio dirigente e gli dico: ma scusa, perché deve essere un preside di Palermo ad avere mezza cattedra a Marsala? Se avesse tutta la cattedra avrebbe un senso. Visto che questo istituto viene dato a scavalco, perché non lo date a un preside di Marsala? È il primo nome che faccio, e faccio un nome, e c'è la testimonianza, è il preside del liceo classico, il preside Salvo, proprio perché lui ha una sua disabilità. E pensavo che avesse maggiore sensibilità sui problemi dei ragazzi. E tutto questo è a verbale, non dico niente di nuovo. Tutto questo emerge dai fatti. A fronte di questi fatti, quindi a fronte di un fatto accertato, che i ragazzi non hanno la documentazione, che non frequentano e noi paghiamo i giorni di assenza, a fronte del fatto che c'è una gestione dell'istituto che nessuno ha mai smentito, che nessuno ha detto che io non avevo lavato la porta, che non... A fronte di tutto questo, invece di procedere, se si doveva procedere, io non credo che per ogni cosa si deve fare una denuncia. Qualcuno mi diceva: perché non hai denunciato? Perché un politico fa il politico, e quando si fa una denuncia ci deve essere notizia di reato certa. La polizia deve fare le indagini, la politica deve cambiare le cose. Il compito del presidente della provincia è dire: questo andazzo non mi piace, quindi o mi date i documenti o non vi do i soldi. Vi pago per i ragazzi che hanno veramente bisogno, che hanno diritto di frequentare l'istituto. Questo è il compito del presidente della provincia. Io racconto questi episodi perché scoppia naturalmente lo scandalo, perché io ho dimenticato, ma ci sono i nomi dei consiglieri provinciali che hanno allora fatto una denuncia, oggi non ce li ho, e quindi perché l'ho dimenticato. Ma sarebbe anche interessante vedere chi sono stati i presidenti della provincia che avevano a cuore invece il sistema clientelare, perché se si paga la retta di 100 ragazzi che non frequentano, chiaramente ci guadagnano in tanti, ma non ci guadagna l'interesse pubblico e la buona politica che ho avuto sempre a cuore in questi anni. A fronte di tutto questo, incredibilmente, invece di perseguire, se qualcuno si doveva perseguire, tutti quelli che non hanno dato i documenti, che agivano in questo modo, scatta una denuncia di abuso di potere nei miei confronti, a seguito delle denunce di alcuni consiglieri provinciali. Francamente ho trovato la cosa una sciocchezza, non l'ho presa minimamente sul serio, anche perché siamo andati a processo e sono stata immediatamente assolta. Dopodiché il procuratore si appella. Quindi la procura ritiene che vada punita questo tipo di comportamento del presidente della provincia. E questo è il dramma di questa storia, che forse non è stato capito a fondo. La procura ritiene che bisogna perseguire un presidente della provincia che dice: io non ti pago se tu manchi per un mese. E quindi si va avanti, si va in appello e venga assolta per la seconda volta. Quindi la procura, la magistratura segue i fatti, li legge e dà i suoi giudizi. La procura si appella ancora una volta e col parere negativo del procuratore di Palermo, che dice: no, questa storia deve finire, si va in Cassazione. A questo punto, francamente, io mi ero scordata questa storia. Stranamente la Cassazione, che non entra nel merito, se non per motivati motivi, sui fatti che ho raccontato, niente di nuovo, questa è la storia. Nel frattempo, si era andati avanti, la provincia era andata avanti, e solo per 6 mesi erano stati restituiti alla provincia 70.000 euro, tutti atti regolarmente messi, discussi in tribunale. Quindi 70.000 euro sono stati solo per 6 mesi, perché quando scoppia l'indagine tutto si ferma, quindi gli altri anni non sono stati più recuperati. Quindi per 6 mesi 70.000 euro ritornano alla provincia. Ciò nonostante, si continua a voler accusare me di che cosa? Arrivato in Cassazione, la Cassazione riflette su se stessa e ritiene che forse non era un abuso. Forse io, in realtà, non è che volevo tanto difendere l'interesse pubblico come i fatti dimostrano e come due sentenze avevano dimostrato. No, forse ho organizzato tutto questo perché volevo cambiare il preside, perché volevo un preside più amico, volevo un preside marsalese per fare campagna elettorale. Io credo aver litigato con tutti i partiti, con tutti gli elettori, perfino in campagna elettorale, se non sono convinta delle cose che dico e che mi chiedono. Ma la cosa, a questo punto, se non fosse drammatica, comica, è che nel processo emerge un episodio che la stessa accusa racconta. E qual è questo episodio?
L'episodio è quello che durante la mia campagna elettorale io vengo invitata dai professori, da tutto il personale degli audiofonolesi a incontrarli e mi chiedono di assumere un impegno. Mi dicono: noi vogliamo, avevano un'aspirazione di diventare tutti impiegati della regione. Io ero in campagna elettorale. Allora dico: no, questa cosa, io questo impegno non lo assumo perché non si può fare, è una cosa che non ritengo, non è un impegno. Loro mi dicono: ma l'onorevole Tal dei Tali dice che si può fare. Io mi alzo, io dico: votate per l'onorevole Tal dei Tali, e me ne vado. Quindi una persona come me, che è in piena campagna elettorale, avrebbe potuto dire: sì, proverò, che ci vuole a prendere un impegno? Che ci vuole a prendere un impegno? Poi non ci sono riusciti. Che in piena campagna elettorale assume questo atteggiamento, poi anni dopo, in un momento di follia, fuori dalla campagna elettorale, arzigogola non si sa che cosa. Era una follia questa ipotesi. Quindi l'abbiamo presa come una sciocchezza. Lì, non lo so che altro abbiamo potuto fare. Si torna a Palermo e incredibilmente, là un collegio della Corte d'Appello accetta questa ipotesi fondata sul nulla, che è contro ogni logica, ogni fatto, ogni realtà processuale. E mi arriva una condanna a 2 anni e 8 mesi e all'esclusione dei pubblici uffici. Quindi ritiene la Corte che una persona che agisce in questo modo, un presidente della provincia che dice: io non vi pago se avete un alunno assente per 30 giorni, io non ve li pago questi 30 giorni. Anche perché non capita una volta, non è un ragazzo che si ammala per sempre, è la prassi. Io non vi pago 100 alunni falsi sordi, deve essere escluso dai pubblici uffici. A questo punto la sentenza chiaramente, grazie anche a questa legge inverosimile, per cui i sindaci è diventato uno strumento di lotta politica. Ormai è facile fare fuori un sindaco che ti fa antipatia, per cui una persona che in vita sua non ha mai vinto un'elezione, se ci vuole provare, può fare benissimo quello che è successo a Marsala, è capitato ad Alcamo: una denuncia, un abuso di potere non si nega a nessuno, e fai fuori il sindaco che non è mai sconfitto elettoralmente e ti mette al suo posto con grande gioia e felicità. Non so se questa gioia sarà condivisa dai cittadini. Ora, la domanda che voi sicuramente vorreste farmi, me la faccio io e così accorciamo i tempi, è: perché mi sono dimessa? Accorciamo. Perché mi sono dimessa? Chiaramente, immediatamente, dopo un attimo di sgomento, ho detto: ma andiamo in appello, è una follia. E non mi dimetto. Naturalmente, però, devo prendere qualche decisione. Qual è la decisione? Il mio vice sindaco, uomo di partito, uomo del PD, il PD il minuto dopo la sentenza ha chiesto le mie dimissioni. Un minuto dopo, perché il PD immediatamente, con tutti i suoi amici e il suo apparato, si è fatto l'illusione che finalmente in vita sua poteva vincere questa elezione con un suo candidato che 5 mesi prima aveva perso le regionali, in un momento in cui non c'erano marsalesi, cioè qualcuno mi dice: ma Marsala da quando te ne sei andata ha perso il deputato, ma io che ci posso fare? Si sono candidati e si hanno perso le elezioni. Ora questo candidato intuisce che può, in assenza totale della politica, probabilmente candidarsi, e quindi il PD chiede la mia dimissione. Lasciare la vicepresidenza ad un uomo del PD, uomo di partito, lo sta dimostrando, uomo di partito, Antonio Vinci, uomo di partito, sarebbe stato un suicidio, perché il giorno dopo, al momento in cui arrivava l'ordine del partito, si dimetteva e doveva andare a elezioni. Siccome io speravo che questo non accadesse, speriamo di avere il tempo di fare appello, ho fatto una cosa semplicissima. Ho sostituito il vice sindaco, un atto di banale amministrazione, una competenza che qualsiasi sindaco ha. E a questo punto succedono tutta una serie di cose. Le dico piano piano, le dico sorridendo, perché mi sto registrando. Voi, spero che domani non ci sia Giuliano attacca, Giuliano racconta i fatti, perché siano elemento di riflessione per tutti, per la politica, per le istituzioni, per i cittadini, perché quello che è successo deve servire almeno a riflettere. E che cosa succede? Io ricevo la sentenza nel giro di, credo, meno di 24 ore, unico caso in Italia. I sindaci, gli amministratori, tutti quelli che sono stati coinvolti dalla legge Severino hanno avuto settimane, alcuni mesi. Se fate una ricerca su internet ve ne rendete conto. Dopodiché questi sindaci, prima di dimettersi, hanno avuto la possibilità di prendere decisioni, fare appelli, hanno avuto la possibilità di scelta, nessuno li ha né denunciati né bloccati. Prima ancora che di ricevere questa comunicazione, quindi prima delle 24 ore, un minuto dopo la sentenza,
Io nomino Benny Musillami vice sindaco. Un atto banalissimo. Perché? Perché se voglio non dimettermi, devo nominare uno che non risponde all'ordine di partito e si dimette quando glielo dice il partito. Perché volevo che provare ad avere il tempo di dimostrare l'assurdità di questa sentenza e riprendere l'attività amministrativa che tanti risultati stava portando alla nostra città. Immediatamente arriva. Io elenco questi fatti sorridendo e con moderazione, per quel rispetto delle istituzioni senza il quale non esiste democrazia, non esiste civiltà, per quel rispetto delle istituzioni che mi ha fatto stare zitta per un anno. È un anno che io non parlo, e parlo oggi perché finalmente la Cassazione ha ritenuto neanche di rinviare in appello questa sentenza, ma di doverla immediatamente passare alla, come avrebbe potuto fare, alla soluzione. E quindi l'elenco. Il prefetto impugna la sentenza. Non c'è una denuncia, non c'è un cittadino che si oppone. Il prefetto di sua iniziativa. Contemporaneamente la procura di Marsala apre un'accusa, un fascicolo contro di me per abuso di potere. Ho consultato tutti gli avvocati, ho consultato il segretario comunale prima di fare questa nomina del vice sindaco, tutti mi hanno detto che era perfettamente normale e legittima, ma immediatamente ipotesi di reato per una persona che ha ricevuto una condanna, giusto? In quel momento io l'avevo. Aggiungiamoci una cosa, perché sembra per certi aspetti un racconto di Sciascia. Il vescovo, c'era una cerimonia religiosa a cui dovevo partecipare, la consegna di un premio a padre Ponte, eccetera, eccetera. Mi fa sapere a Nino Guercio che la mia presenza non era gradita. Dico, sono il sindaco che ha riaperto i centri sociali di Sappusi ed Emabilina. Abbiamo riconsegnato alla parrocchia di Emabilina il centro sociale fatto fuori da altre amministrazioni. Cito solo questo, il centro di Emabilina. In questi anni le parrocchie hanno avuto un sostegno convinto da questa amministrazione, convinto e serio, in tutte le loro attività, che ritengo utili, chiaramente. Proprio sembra un racconto di Sciascia. Cioè, a questo punto io ho dovuto sommare i fatti, lo dico sempre piano piano, mi sto registrando, perché dico una cosa, sono stata anche rinviata a giudizio perché avrei detto imbecille ad un consigliere comunale. Non esiste registrazione di questa mia frase, cioè nonostante si fa il processo. Unico testimone è il giornalista che sostiene che l'ho detto, ma che però non ha la registrazione, poverino. Ma si fa il processo. Così la racconto come più, per questo mi registro. E quindi alla luce di questi episodi io non ho avuto altra scelta che dimettermi, chiaramente. Ma la riflessione che volevo fare è questa, perché io sono stata, faccio politica da 20 anni, sono stata presidente della provincia di Trapani. Non è stato facile essere presidente della provincia di Trapani, come l'abbiamo fatto noi. Non ci sono, c'erano oggi, dicevo, amici di Alcamo, ho ricevuto telefonate da tutta la provincia e sono qui con noi, Saro Asta, Nicola Giocalone, alcuni assessori che mi sono stati molto vicini e tanti dirigenti della provincia. Voglio dire che noi abbiamo dimostrato con i fatti di essere capaci di far arrivare un mare di soldi alla comunità europea, di spenderli bene. Abbiamo realizzato opere pubbliche in tutta la provincia. Si parla sempre della funivia e dell'aeroporto, perché chiaramente non c'era una funivia e un aeroporto in ogni comune, ma il Sossio a Marsala, tanto per citarne uno, il ponte sul Sossio è stato abbastanza impegnativo. Ma fermandoci all'aeroporto, vi ricordate com'era la zona attorno? Al posto della rotonda c'era una strada che si bloccava a metà. Abbiamo costruito, realizzato, scavato il porto di Marsala, che ora chissà se sopravvive, perché abbiamo scavato allora il porto di Marsala, unico ente, perché nel comune e nella regione se ne interessavamo. Ma dico, l'elenco di quello che abbiamo fatto alla provincia è nel cuore e nella testa dei cittadini. E in quegli anni ci sono stati problemi, è stato arrestato l'ingegnere Cavo, per esempio, di colpo, improvvisamente, è stato arrestato. Siamo andati alla procura, abbiamo presentato gli atti, nel giro di pochi giorni la procura ha indagato e ha escluso ogni responsabilità dell'amministrazione, ci ha ridato tutti, avrebbe potuto bloccare ogni cosa. In quegli anni ho avuto il rispetto, e c'era un rispetto tra le istituzioni che aveva un significato e che in questi anni abbiamo perso. Chi faceva politica non era un bandito che in un minuto può diventare un delinquente e che si può saltare in tutti i modi. Le forze dell'ordine, chi tutela il territorio, conosce chi siamo. Chi sono io, come ho fatto politica per 20 anni, che tipo di politica ho realizzato per la politica, per la provincia. Chi è la mia famiglia, la famiglia di mio marito, ringrazio alcuni di loro che sono qua in questo momento.
Quindi si sa chi sono. Era necessario questo attacco così feroce, questa necessità? Ho chiesto di parlare col prefetto, impossibile. Improvvisamente oggi un politico di un certo tipo evidentemente, diventa di colpo un nemico, un avversario da battere. Eppure un'occhiata alla sentenza, in tutti i casi non ero stata, anche se la sentenza era assurda, sbagliata, ma comunque non è che ero stata accusata di avere relazioni con la mafia, di avere sperperato denaro pubblico, no, ero stata semmai accusata di avere troppo difeso l'interesse, non lo so di che cosa, del nulla. Quindi anche in virtù di questa denuncia, di questo tipo di denuncia, non sarebbe stato più corretto stare vicino al sindaco della città, ascoltarlo, permettere che un sindaco eletto democraticamente dai cittadini potesse continuare, dopo aver dimostrato la sua innocenza, il lavoro che gli era stato affidato 22 anni fa? Non lo so, sono domande moderatissime che io pongo comunque all'attenzione e spero che sia un elemento di riflessione, spero che non ci siano titoli bomba, scemenza, che ci sia veramente... E andiamo a voi, ci conosciamo pure noi da 20 anni, non c'è stata... un organo di stampa che abbia detto, di Desa, di sinistra, d'Assalto, di retrovia, che ne so, che abbia detto, ma di che cosa stiamo parlando? Ma quali sono i fatti? Di che cosa si sta parlando? Immediatamente l'unica domanda era pronto, si dimette, sapere questo, a livello locale, a livello regionale. Forse la politica è in crisi, ma probabilmente questa crisi coinvolge le istituzioni, coinvolge il sistema dell'informazione, e non ci sta portando verso lidi migliori. Basta vedere quello che sta succedendo oggi a Marsala, quali grandi forze sono emerse, quali grandi progetti in questo momento si confrontano per governare la città. Detto questo, io penso che possiamo passare alle domande. Grazie per l'attenzione. Perché è giusto che se uno ritiene che ci sia un reato lo comunichi. Lo faccio anch'io come giornalista del Consiglio dell'Ordine, anche abbia ordine che se ne frega e ci venga sottolineato. Però anche è giusto che poi facciano le indagini, solo che le indagini vanno fatte direttamente a quelli che poi è accusato, perché quelli è chiaro che diranno che non è vero, e succede anche nei loro giornali. Dico tutto questo perché questo è il momento e l'occasione forse, quando tutti hanno sofferto, e in questo momento ha sofferto anche Giulia Adamo, di ricominciare da capo, sapendo che tutti hanno il diritto a fare bene il proprio lavoro e ad essere rispettati nell'ambito del proprio lavoro, i giornalisti, i politici, i cittadini, tutti. E mi domando se queste elezioni oggi, queste che stiamo vivendo, siano elezioni legittime, così fa anche in un pezzo che dovrebbe andare per l'IS. Cioè che se una sentenza nulla tutto, di che stiamo parlando? C'è qualcuno, un politico che in questo momento dice che sta facendo le cose in modo democratico, fuori dalla partitocrazia, allora se dimostrassi, battiamoci per una legge che se mette fuori un sindaco gli dà la possibilità di rientrare non appena le cose si dimostrano essere diverse. E lui aveva detto che c'è in campo un sistema politico che non si capisce bene quali forze occulte sta raggruppando. Io credo che in questo momento sia importante per noi, noi che abbiamo creduto, il Giudama che ha fatto parte di quella giunta con Salvatore Lombardo che ha ricostruito Marsala, tutta la passata, perché durante la conferenza stampa ho chiesto perché qualcuno ha scritto nel suo stemma qualcosa che riguarda cominciamo Marsala, qualcosa del genere sono scritto pure e io ho detto l'abbiamo costruita, ora cominciamo la capo, semmai scriviamo qualcosa di diverso.
questo non mi è piaciuto perché chiaramente quando uno spiega la propria idea è difficile che venga accettato. Allora la domanda è questa: cosa si può fare in questo momento storico dove forse tutti siamo più maturati anche dal punto di vista appunto degli errori e dei dolori che abbiamo subito, per creare una politica diversa e per dare la possibilità a questa città di risorgere veramente come nel 93 io che venivo da fuori ho potuto vedere che ce l'avevamo fatta? La sentenza è arrivata in un momento in cui non c'è assolutamente nulla da fare. Io devo dire che da un punto di vista politico è un disastro, da un punto di vista giuridico è un'elezione normale, non c'è niente da fare, non si può. Allora io quello che vorrei dire è la pretesa, uno degli errori della politica di questi anni, della politica, ma anche di una certa opinione pubblica, è quello di risolvere i problemi politici per via giudiziaria. Ti posso fare un esempio un poco più ampio. Se la sinistra, dopo aver attaccato sulla carta Totò Cuffaro, perché poi era molto d'accordo su tante cose, su una politica clientelare, era assolutamente d'accordo, ma dico se dopo averla attaccata per tanti anni avesse presentato un progetto alternativo a Totò Cuffaro e avesse vinto un'elezione, oggi la Sicilia avrebbe un buon governo. Avere invece gioito dell'eliminazione di Totò Cuffaro per via giudiziaria ci ha fatto precipitare in un peggio del peggio del peggio che ci sta massacrando. Allora la dobbiamo finire di pensare che la via giudiziaria sia una via per fare politica. Chi ha idee, chi ha progetti, si deve candidare, deve provare a si deve fare eleggere. Non può eliminare l'avversario con le sentenze, più o meno, perché capita sempre. Guarda, io voglio ricordare che sono stata assolta in 10 anni ogni volta, quindi a magistratura, non è che posso dire alla magistratura, ma ti può sempre capitare un giudice, un collegio che ragiona in maniera strana, che devo dire, più di questo non saprei dire. Quindi non c'entra la magistratura, il problema è che non si può, non possiamo avere una politica che gongola, perché dice ora questo ha avuto una comunicazione giudiziaria, ha avuto... Allora, la città che lei ha ricostruito è, penso, un chiaro caso di ingiustizia, non voglio dirlo. Lo puoi dire. Però voglio dire, mi vai fatta nelle sue mani, giustamente, una persona che ha costruito un percorso, è stata accusata, adesso viene assolta, ha stroncato la sua carriera politica, cioè che a quel punto fosse sperando una condanna, almeno dico che l'ha accettato, ha sbagliato e paga. Invece così, no, dico ironicamente, questa è un'amica. Ma siamo veramente. Abbiamo fatto questo disastro, perché noi non ci possiamo nascondere dietro di un sindaco eletto, perché ciò è eletto. Una città che piace, perché piaceva. Non è stata abbandonata per delle conseguenze, io avevo detto che dicono no, in realtà era tutto il mondo, in realtà non c'è, quindi viene associato con niente. Però scusa, ti posso. Allora aspetta, io voglio sapere questo, cioè io posso un suo, non lo so, veramente adesso a posto di chi l'ha accusato io scapperei da qua, perché il danno è grave, non soltanto dal punto di vista è gravissimo, ma anche sulla città. Voglio sapere cosa fa ora Giulia Dalmo. Allora, anche questo, c'è un atteggiamento, c'è gente, ci sono che ha dovuto affrontare Pinochet, ci sono persone che per votare si mettono in fila sapendo che possono essere uccise. Noi la dobbiamo finire per ogni cosa di dire facciamo la rivoluzione, per quando subiamo un torto. La vita è questa, la vita è ingiusta ed è difficile. E ognuno deve fare la sua parte. Io l'ho sempre fatta, ho cercato di farla nella mia vita. Ho sempre fatto senza mai pensare a vittorie. Io non lo so, quando ero giovane, vittorie, soldi, queste cose erano un po' volgari. Bisognava essere, non avere. C'è tutta una filosofia che mi porto inevitabilmente appresso della mia generazione. Quindi ho sempre fatto politica non come carriera. Al contrario, ho fatto una politica perché mi piaceva. Ho cominciato perché ho scommesso con me stesso, ho detto non può essere che gli scuolabus e la refezione scolastica cominciano a fine anno, il primo giorno di scuola funzioneranno, mi dimetto. E tutti dissero che ero pazza e da allora mi è rimasta questa cosa di pazza, invece il primo giorno funzionò tutto. Quindi quello che mi piace della politica è dimostrare che le cose possono cambiare. Ecco perché la sentenza è veramente spaventosa, perché mi colpisce lì dove io agisco secondo come ho sempre agito in questi anni. Però sono stata zitta. Però ti devo dire, voi da giornalisti, io devo stare zitta perché ero stata colpita in prima persona. Ma dico, la stampa, qualche riflessione avrebbe potuto farlo. Lo dico proprio per il futuro, perché io tanto ormai, guardate, mi hanno messo fuori gioco. Io poi ho avuto sempre, non una carriera politica, ho avuto sempre una vita mia, personale, una vita lavorativa, affettiva, familiare a cui tornare. Non devo fare politica per forza. Questa è stata la mia forza. La mia forza è stata questa, di poter dire in ogni momento, arrivederci, è stato un piacere.
e ho azzardato sempre. Io sono stata sempre attaccata pesantemente dal sistema dei partiti, non dalla politica. Io amo la politica, perché senza politica non c'è democrazia, non c'è civiltà, non c'è niente. Ma il sistema dei partiti oggi non consente la buona politica. Quindi sono stata sempre al di fuori da questo sistema, però sempre sostenuta dai cittadini. Io ho avuto sempre un elettorato affettuosissimo, a cui devo tanto. Ecco perché oggi sono qui, perché un politico ha un giudice naturale, che è il giudice che condanna, assolve, ma poi ha un giudice che è il suo elettore. Io sono qui per i miei elettori oggi. Io voglio spiegare nei particolari, non l'ho fatto prima perché ero inquisita, e che inquisita deve starsi zitta fino alla sentenza. Ritengo che sia così, sarà. Ma dico, oggi io devo spiegare nei particolari l'ingiustizia di quello che è successo. Lo devo spiegare proprio per quel rispetto e quell'affetto, se mi permettete, che ho per i miei elettori. Ah, ho avuto modo di vedere il dispositivo? Sì, certo. Sì, ti piacerebbe che non ci fosse, purtroppo è così. Sì, entro nei particolari. Io sono stata assolta dal delitto di concussione e per quello che riguarda il delitto di abuso di potere, per cui sono già stata assolta due volte. La Corte non si può pronunciare perché è prescritto. Quindi sono stata assolta due volte, oggi è in prescrizione. Del delitto di concussione, di abuso d'ufficio, sono stata assolta due volte e oggi non può entrare nel merito. Quindi è chiarissima la Corte. È una concettazione che la sentenza esce al posto del termine ultimo, che ha diciato del massimo. Non mi piace questo modo di ragionare, non mi piace questo. Non me lo pongo il problema. Il disastro è iniziato quando vi ho raccontato i fatti, quando a fronte di una sentenza palesemente assurda, io non voglio dire altro, perché i fatti sono quelli che ho raccontato e che in ogni processo sono emersi. Sono emersi, a fronte di questi fatti si è potuta arrivare ad una sentenza di questo genere. E quel mancato, poco fa dicevo, di come è cambiata l'atmosfera, io ci vorrei tornare su quando ero presidente della provincia. Quando si parla dell'aeroporto, affettuosamente tutti ricordano me e me lo merito. Ma noi non avremmo potuto salvare l'aeroporto senza il presidente, lo voglio ricordare, del Tribunale di Trapani, il dottor D'Angelo. Perché mentre io mi occupavo dell'onere di servizio pubblico, di tutto il progetto europeo, di far arrivare i soldi e tutto il resto, Palermo, che voleva chiudere il nostro aeroporto, pensò bene di rastrellare un po' di azioni, fare un accordo con la Camera di Commercio e cercare di passare praticamente la maggioranza all'aeroporto di Palermo. Queste cose succedono nel nostro territorio. Naturalmente io mi sono trovata in difficoltà, non sapevo veramente che fare, perché le azioni le avevano acquistate, l'accordo era già stato fatto, era truffaldino, perché ritenevo che un ente pubblico non si può accordare con i privati, ma chiaramente che dovevo fare? Sono andata al Presidente del Tribunale e gli ho detto, io da politico ho fatto quello che potevo fare, ora non posso fare più niente, la prego di intervenire. Il Presidente mi ha ascoltato, sono andata con Diego Maggio e abbiamo raccontato i fatti, poi mi ha ascoltato, ha commissariato per un po' il Consiglio di Amministrazione e ne siamo venuti fuori, altrimenti l'aeroporto sarebbe passato e Palermitano sarebbe stato chiuso. Ma io in quegli anni, il dottor Aguigliano mi ricordava quante volte il questore, il prefetto, il capo di gabinetto chiamava, perché sapevano che io, il presidente della provincia, aveva degli appuntamenti e magari erano persone non del tutto, e lo avvisavano, diceva avvisi la Presidente che questa persona forse non è del tutto. C'era un raccordo tra le istituzioni, eppure abbiamo avuto problemi, abbiamo avuto denunce, di tutto abbiamo avuto, ma si sapeva che le istituzioni, a meno che non ci sia un delitto conclamato, a meno che non si sa che questo Presidente, questo Sindaco è un delinquente, allora in questo caso si deve scatenare il sistema. Ma se questa consapevolezza non c'è, se c'è la consapevolezza che una persona per bene che da 20 anni fa politica sul territorio e come la fa lo sanno pure i miei avversari, lo sanno tutti, allora in questo caso forse ci vuole un atteggiamento un poco diverso. Perché altrimenti dove andiamo? Andiamo dove stiamo andando noi a Marsala. Dove sta andando Agrigento? E come no, posso aggiungere, come è possibile avere un sistema politico che non si rende conto che la legge Severino è un'arma impropria per fare politica? Un abuso di potere non si lega a nessuno, e quindi un sindaco che rompe le scatole, che ci vuole a farlo fuori ormai? Non lo devi più sconfiggere elettoralmente, basta un abuso di potere. Ma infatti il caso clamoroso di Napoli. Vi ricordate Napoli? Ogni giorno c'era una tragedia. Napoli sepolta da rifiuti, Napoli massacrata, Napoli, Napoli, Napoli. A un certo punto Napoli comincia a organizzarsi, sa evidentemente chissà quanti piedi ha pestato, chissà che fastidio ha dato il sindaco, e hanno cercato di farlo fuori.
è stato più aggressivo di me. Io per una volta, che sono sempre stata considerata una tosta, io per una volta di fronte, devo dire, da preside più che da politico, di fronte alle istituzioni, mi sono arresa. L'unica alternativa, tornando un attimo sul discorso delle dimissioni, che abbiamo già fatto di magistri, mi pare capito qualche tempo dopo. Sì, capito dopo. Insomma, anche... Siamo stati sfortunati. Esatto, capisco. Però dico, un decimo di partito è vero, ma visto che considerato la situazione, chiaramente la sua certezza nel non aver come essere altro, come posso dire, dico, un accordo direttamente con Vinci. Vinci era così, c'era un'atmosfera tale che Vinci non voleva venire a parlare a casa mia. Si rifiutava di parlarmi perché gli avevano detto che io non potevo, siccome io non potevo più parlare con nessuno, non avete idea delle cose che sono state dette. Vinci si spaventava, io dovevo lasciare un sindaco che spaventava a parlarmi perché gli avevano detto che lui non poteva più parlare con me. Io penso neanche per Totorrina si è mossa questa macchina. L'hanno preso e giustamente erano andati in galera. Ma quello che è successo nei miei confronti è scandaloso, lo posso dire, piano piano, sorridendo, scandaloso. Dico, alla luce di ciò, capiamo che il parlamento non le piace, però partiamo a immaginare che lei vada in vacanza in questo mese. Uno si può arrendere, dico, certe volte uno si può arrendere, perché di solito anche in campagna elettorale tu devi scegliere, di solito io ho sempre scelto anche, come dire, il meno peggio, ma faccio fatica a individuare questo meno peggio, faccio veramente fatica, io te lo devo dire, perché posso fare un esempio quasi comico. Da un giorno si sa di questa sentenza, ricevo telefonate, messaggi, i due candidati se ne stanno in un angolo terrorizzati senza neanche essere in grado di fare un commento, di dire siamo, perché sanno che sono lì solo perché una sentenza ingiusta. Ah, l'hanno fatto? Ah, l'hanno fatto perché lui ha chiesto. Ah, sì. Politicamente, ma dico, non mi interessa. Scusate, riprendo. Io non si è sbilanciato perché gli ho detto, però prendo una parte in qualche modo. No, no. E diceva un po' più umano. Umano. Io non ho bisogno di umanità. Ci sarebbe, no, no, ci sarebbe stato bisogno, dico, ma vi rendete conto? E chiaramente sono due persone messe all'angolo dal fatto che sanno profondamente, come sanno i loro amici, che sono lì solo perché una sentenza ingiusta ha spazzato via il sindaco eletto dal popolo. Questo è il dramma di questa situazione. E loro non hanno neanche un briciolo di classe per superare questo e dire, ma sapete che vi dico, io porterò avanti i progetti che Giulia Adamo è stata costretta a lasciare indietro. Quindi, com'è possibile, rispetto a queste due persone umanamente e politicamente così... Come le vogliamo definire? Lasciamo che ci tenere prendere posizioni? E questa sentenza fosse arrivata con queste fasi? Ma certo, certo. Ma non ci sono. Ma se fosse arrivata 15 giorni fa? Se fosse arrivata 10 giorni fa? Anche 3, 48 ore fa. 48 ore fa. Quindi è risposta alla precedente. Invece è stato politico di Trugo, ieri ha annunciato che Trugo. Dunque il libro. Dunque è libero di fare quello che vuole. Noi avevamo in questi mesi, ecco un altro aspetto del dramma che stiamo vivendo. Chiaramente, dicevi che io mi tiro fuori, no, non mi tiro fuori, io in questi mesi ho cercato di non tirarmi fuori. Quindi in questi mesi ho cercato una persona che avesse le qualità umane, culturali, professionali, politiche, per portare avanti il programma, perché noi avevamo in 2 anni raggiunto risultati veramente significativi, quindi volevo che qualcuno portasse avanti il programma. Che cosa è successo? Che la maggior parte delle persone a cui mi sono rivolta mi hanno detto, ma Giulia veramente sei pazza, con quello che è successo a te, chi si mette a fare politica? Quindi io vorrei, e torno all'appello alle istituzioni, alla stampa, questo gioco a massacro del sistema politico, a chi giova? A chi gioca questo massacrare le persone per bene che fanno politica? A chi giova? Lascio a voi la risposta. Avrei voluto... quindi non abbiamo trovato l'unica persona che a un certo punto aveva accettato questa candidatura e che avrei volentieri, portato avanti, era quella di Giacomo Duco. Ma attorno a lui ci volevano che cosa? Altri cittadini marsalesi che dicessero va bene, io ci metto la faccia, ci metto il cuore, si vince, si perde, ma intanto faccio la cosa giusta. Anche io rischiavo moltissimo, è giusto, con queste grandi forze, un candidato debole, secondo alcuni, secondo me non lo era tanto. Eppure la città non ha risposto, quindi ora anche la città deve fare un po' di autocritica. Sì, però
non ci si può mettere da parte e dire sbrigate la voi che fate politica, perché io in vita mia non è che pensavo di fare politica. Io ero un professore, un preside. Mi sono messa a fare politica quando mi ha cominciato a dare fastidio come veniva ammissata la città. Sindaco, io comprendo che sono solidale per quello che è successo, voglio fare semplicemente una piccola riflessione, più volte ha parlato la stampa, ma purtroppo noi viviamo con le forze dell'ordine un rapporto che se arrestano un dato di polli, ci danno due pagine di comunicato, se arrestano il politico ce l'hanno fatto, se assolvono hanno sbagliato, non c'è quella neanche una sì, c'è un... Ma io lo dicevo, ma io... Perché tante volte sono chiamati in procura a rispondere perché abbiamo scritto questa cosa, perché ho chiesto alla fonda per ce l'ha data o abbiamo scritto un'altra cosa, anche noi siamo vittime di un sistema giudiziario che non è garantista per nessuno. È giusto, è giusto, è giusto, è giusto. Fondamentalmente i giornalisti fanno cronaca e qui facendo cronaca sono costretti ad attenersi pochi. Ma non era un'accusa, era una riflessione, stiamo riflettendo su quale cosa. Io è giusto. Comunque è andata. Tante cose. E che siamo in un momento, Patrizia, in cui non possiamo rivedere granché. Ecco. Non è detto, possiamo parlare anche con i cittadini, eh? Ognuno di noi porta i voti. Tutti dicono che le sentenze non si discutono. Ti rispondo? No, scusate, mi piace questa domanda. Le sentenze non si discutono. Si discutono normalmente noi, le discutiamo quando sono le sentenze. È una bella domanda. Una delle cose che tutti votiamo io non mi soffermerei più sul problema della sentenza. Io anche una cosa aggiungo, che io sono stato uno che ha telefonato quando è successo le cose, che ho fatto lei. Però è stata una. Non lo so, io chiamo in prudenza, parlo subito queste dimissioni, eccetera, eccetera. C'era un esempio così lampante che era quello che aveva. No, non c'era, non c'era. C'era un altro. No, non c'era. C'era quello di Agrigento che si era dimesso. C'era un altro. Forse, scusa Elio, ti rispondo subito, ho capito la domanda. Io ho già risposto, ho spiegato perché mi sono dimessa, l'ho spiegato chiaramente, poi insomma questo non è il mio motivo, e l'ho spiegato chiaramente, perché non mi sono sentita sostenuta dalle istituzioni che avrebbero dovuto in questo momento, sono stato l'unico sindaco, questa legge è stata applicata dappertutto, ma nessun sindaco è stato messo nelle condizioni di dire appena ti muovi ti faccio una comunicazione giudiziaria per abuso di potere, per aver nominato il vice sindaco. Quindi io ho dovuto a un certo punto riflettere su questo, questa è la prima cosa. Poi tu dici le sentenze, ora c'è questo mantra, le sentenze non si discutono da un po' di anni. Io ricordo che la lotta alla mafia forse è cominciata quando giornalisti come Bocca e altri cominciarono a criticare certe sentenze che mandavano assolti i mafiosi che erano stati giudicati da altri. Allora tutto si giudica in un paese civile e democratico, non esiste. Quando c'è un potere che si mette fuori dal criterio, dalla riflessione, dalla critica, si entra in un circolo pericoloso, si è in un tunnel pericoloso. Quindi io rifiuto assolutamente questo concetto. La stampa ha il diritto, ha il dovere, certo quando ha le informazioni o comunque se li cerca, di riflettere, di prendere posizioni, di dire la sua. Se un giornalista, se poi la stampa è passacarte, ma non parlavo assolutamente, non rispondevo, in generale, chiaramente mi riferisco soprattutto alla stampa nazionale, alla stampa, non mi riferisco, che ha anche strumenti di riflessione. Allora bisognerebbe riflettere su una legge, la stampa dovrebbe riflettere su una legge che veramente è diventato, può diventare uno strumento di lotta politica, e non è giusto. E questo mantra, le sentenze, è stato messo in giro da alcuni anni. Io ricordo tempi, sono un po' forse più anziana di te, che devo dire, tempi in cui si facevano... Le sentenze venivano esaminate con grande senso critico, perché nessuno in un sistema democratico, vogliamo ricordare a noi stessi, visto che poi sono un prof di scuola media, che la democrazia è nata in Grecia nell'VIII secolo a.C., ma il sistema democratico come lo conosciamo oggi si basa su una cosa che si chiama divisione dei poteri, potere legislativo, esecutivo e giudiziario, ci vuole armonia. Collaborazione e comunque autonomia totale tra i tre poteri, ma non può uno diventare
un potere che sovrasta gli altri. Quindi su questo bisogna riflettere. Un'altra domanda che spesso si fa: tu credi nella magistratura? Una domanda più sciocca non si può fare. Allora io ti rispondo con vero piacere. Come istituzione sì, ma tu credi nella magistratura? È come se mi dicessero: chiedi, credi negli ingegneri? Infatti. Credi nei professori? La magistratura è fatta di uomini con tutti i difetti e pochi pregi dei uomini, diciamoci la verità. Noi dobbiamo augurarci di capitare, se il signor Cerevibri dovesse succedere un problema. Aspetta, ci sono i giornalisti, che devono andare. Con la magistratura si dà la possibilità a ognuno di dire tutto quello che vuole, la magistratura fa per gli uomini, con tutti i difetti. Ma questo è ovvio. A secondo chi ti capita e a secondo chi è che dà il giudizio. Calamandrei diceva: per alcuni la legge si interpreta, per altri si applica. Ma non esiste, se mi permetti di risponderti. Dobbiamo darci calma. Ecco. Degli uomini che hanno torto o ragione a secondo. Ecco perché. A secondo la volontà. Ce l'ha chiara, se non ci perdiamo. La incapacità. Chiara. Una strana coincidenza che abbiamo adesso, ma questo non lo si fa, non lo sapevo. Grande. Allora, io sono già grande e ribadisco che dopo 20 anni di splendida, veramente, di una bellissima esperienza, che devo soprattutto ai miei elettori, alla lealtà con cui mi hanno sostenuto in campagne elettorali che sono state guerre difficilissime. Da noi abbiamo costruito in provincia di Trapani qualche cosa di veramente bello, un rapporto di fiducia in cui i cittadini mi votavano con passione e sapevano che il giorno dopo io mettevo a lavorare per realizzare tutto quello che ci eravamo impegnati a realizzare. Non sono mai stata sconfitta elettoralmente, mai, quindi fino alla fine ho avuto il sostegno dei miei elettori. Purtroppo una sentenza sbagliata, diciamo stravagante che devo dire, mi ha letteralmente fatto fuori. È così, una deve è così. C'è il giorno del filo. Dico, se ci fosse stato il tempo, è chiaro che le persone che sono qui erano candidati. Ci ho provato. Vorrei anche dire che io ci ho provato tante volte a costruire, non sono come tanti politici del territorio, quella che fa fuori tutti, al contrario. Io in questi anni ho provato con Aldo, con Ruggeri, l'ho nominato assessore, non era manco stato eletto, l'ho lasciato vicepresidente della provincia e poi se n'è andato. Ma non è che perché se n'è andato Cottonino da lì, ma perché hanno preso tutti i soldi che avevo lasciato per la provincia, alla provincia per Marsala, e li hanno portato su altri posti. Ora, quindi, ho provato con Stefano Pellegrino, l'ho nominato presidente di ogni cosa, dell'aeroporto, perché speravo che Stefano Pellegrino potesse diventare, purtroppo poi lui ha fatto altre scelte. Renzo Carino, ne parliamo, quindi io ci ho provato. Questi due, dico Renato, rappresenta la famiglia, le famiglie, ci sono i miei cugini, quindi no, lasciami dire, la famiglia Adamo, la famiglia Spanò è rappresentata, siamo qua, se volete, anche in un posto che per noi è molto importante, tutti assieme, ma dico, che devo dire? Questi due sarebbero stati degli ottimi soggetti. Ci saranno altre condizioni elettorali? Dico, 3-5 anni, io non, vi prego. Io ne ho abbastanza, dico, ho dato abbastanza, ho fatto la mia parte, l'ho fatto con onore, con grande dignità, con risultati che in tutta la provincia, ovunque, come deputato, quindi non le battaglie per l'agricoltura, abbiamo cambiato il piano di sviluppo rurale grazie agli intendenti, i 5 milioni di euro che avevano perso e che ho riportato, 30 milioni, ho fatto tante battaglie, avrei una di quelle che mi dispiace non aver portato a termine è quella del tonno. Vedete se c'è uno di questi sindaci che parla dei programmi. Abbiamo noi in 2 anni, sapete quello che abbiamo fatto, quindi non ve lo ripeto, ho aumentato il turismo, ho fatto decollare la città,
ha avviato la battaglia sulla... Ma in questi 5 anni si possono recuperare le forze delle sconfitte, che so benissimo quanto pesano, personalmente. C'è un tempo. Però quando si cura poi si pensa che forse non è finita la battaglia, che abbiamo il dovere fino in fondo. Io l'ho sempre... Ma io sono d'accordo con te e l'ho sentito in questi mesi in cui mi sono ostinata, grazie a alcuni amici che sono qui e che ringrazio per la loro presenza, mi sono ostinata a cercare un candidato che potesse essere un'alternativa. Quindi abbiamo parlato di responsabilità, c'è anche una responsabilità della città, delle persone che ora si disperano, che avrebbero anche potuto, come si dice, metterci un poco di passione, dire ci siamo. Qua ci sono alcuni che hanno detto non abbiamo fatto mai politica, ma ci siamo, siamo disponibili. La città invece si è tirata indietro, questo mi dispiace, per una volta questo è successo. Questo va anche detto, la città avrebbe dovuto reagire diversamente. E quando hanno visto che io, quando hanno visto che non mi arrendevo e cercavo un candidato, diciamo abbiamo una persona per bene che vuole portare avanti il progetto, mi ci metto vicino, l'accompagno, questo avrebbero potuto farlo. E oggi noi voleremmo, ora che facciamo? Scusa, si parla dell'aeroporto, io chiedo sempre, ma i 20 milioni di euro, dove sono, scusate, i 2 milioni di euro che ho fatto arrivare, non c'è nessuno che si agita, lì nessuna indagine.